Bella raga, sono Emiskin99 e oggi sono qui, sto giocando di mattina perché sono a casa con mio nonno che si caga sotto. Guardare. No, nonno! Voglio giocare anch'io. Non puoi! Questo è un gioco per pro, dai, sei vecchio! Ma chi è che c'ha la voce di Shark? Cosa? Ah, quel bing. Quanti anni hai? Io ne ho 13, tu? Non devi andare a scuola? Sì, però devo stare qui con mio bisnonno che sta male. Se deve fa la cacca. No, non ce l'ho con te. Non rompe le palle. No. Ma chi è sto mito? Sto col nonno qua, c'è il mio bisnonno che c'ha problemi di incontinenza e quindi lo devo accudire, se no sporca tutta casa. Però mo sto giocando. Ma chi è sto mito? Nonno, non te piscia addosso. Dillo pure te, guarda. Veramente, sta rompe, sto giocando una partita, non posso fare neanche una partita. Come ti chiami? Io mi chiamo Emischilla. No, scherzo, mi chiamo Emiliano, tu come ti chiami? Andrea. Ma sei maschio o femmina? No, maschio. Ah, ok. Ma c'hai la voce modificata? No, è che devo ancora svilupparmi. Ah, ok. Nonno! Dillo pure te. Aspetta, pure lo faccio giocare, aspetta. Nonno! Vieni qua! Vabbè, la gente sta male. Tieni, prendi il joystick, guarda, con questo si corre. Voglio parlare però. Poi, aspetta, no, aspetta, gli do l'auricolare. Aspetta, nonno! Che cazzo sta facendo giocare suo nonno che si piscia addosso? Passacelo! Sì, tu che lo passo. Una bomba gli viene l'infarto. Pronto? Pronto? Pronto. Pronto! Chi è? Chi è che parla? È la protezione civile! E chi è? La protezione civile! Che volete? Cosa volete? Stiamo facendo un sondaggio! No, no, non mi interessa! Non ho tempo da perdere io! Non c'è tempo da perdere, neanche noi, Stiamo a fare un sondaggio! Un sondaggio? Il sondaggio volete fare con me? Ma lei, il suo nipote, la tratta bene? No, niente! Mi nipote struzzo! Non mi pulisce mai! Mi sento male! Ecco, ora me la sto a fa sotto! Dai cazzo! Come dai cazzo? Quanti anni ha lei? 92! La Madonna! 92! 92! Esatto! Bello! Ora, mio nipote mi dice... Gioca, prendi in mano sto coso, che spari, è come la guerra vera. Ah, la guerra, siamo a guerra. Mi dice appunto, spara con sto coso, che devo fare? Io ho sparato, veramente. L'ha fatta guerra? Sì, ho sparato, boom, in mano. Ha fatto guerra? Sì, 70 anni fa ho fatto la guerra, ma saluto. 70 anni fa, certo. Ma era più divertente quella vera o questa? La vera, c'ho un fucile e sparavo. Se sto coso che c'ho in mano non sparava, avrei già ammazzato mio nipote. Sto parlando. Ma io lo voglio, vuole entrare nel nostro clan? The Scan. Così abbiamo uno che di 92 anni. Vuoi entrare nel nostro clan? Nonno 92 anni? Le canne, ma voi fate le canne? Siete dei drogati. Oddio, generazione rovina. Non mi rompe. Oddio, mi è scappata la piscia. Devo fare la cacca. Oddio, è drogati. Mannaggia, quei drogati mi hanno fatto un mezzo colpo al cuore. Devo fare 92 anni con sti cose infernali, sti giochi infernali e le mie nipote. Ce ne capisco niente. Sì, diavolerie. Poi la gente mi parla, non capisco che cazzo dicono. I camper. Sono quelli per guidare. Questo è un gioco di macchine, è un gioco di guerra. Che cazzo c'è? Ma che cazzo? Gioca, ma che è come la guerra. Io ho 92 anni. Come? Come 92 anni? Ma ha detto è come la guerra. E no, non no. Capisce niente.
Va bene, senti a me. Non riesco a sentire. Ma te mi ha detto scorcio, devo prendere il culo senza vasellina. Ma è vero. Aspetto, io ho 92 anni. Ti ho chiesto l'età, ti ho chiesto se è vero che devo prendere il culo senza vasella. No, per nasello lo pescavo tempo fa. Com'è che ti dicono così? Quella tua madre mi ha detto. Quella tua madre. Ma è una questione insopportabile, intollerabile. Oddio, è il cuore. Emiliano, vieni qua. Subito. Oddio. Per gente maleducata, peggio di te. La mongolaide. Sta fuori veramente. Sta fuori dai. Uè, no, prima che muori, dammi un po' il joystick, fammi un po' parlare con questi coglioni. Oh, teste di cazzo! Invece di insultare le persone anziane come mio nonno, ma prendetela con quelli della mia età, no? Te. Mia età, no? Mia età, no? Uè, ma come parli, burino? Ma quanti anni avete? Ma non vi vergognate a prendere per il culo le persone di una certa età? Ma allora non cosa stai dicendo? Ma lui ha 92 anni! E mio nonno sta qui, vuole giocare, mi sta rompendo i coglioni! Che vuole giocare, che c'è la guerra, è come la guerra vera! E poi si sente dire a persone che lo insultano, già si piscia sotto, ora infarterà, no? Va bene, schilla questo! Prenderà un infarto! Ma è possibile, qua un altro po' gli prende un infarto! Già si caga sotto, mio nonno! La mattina alla sera, problemi di incontinenza! Ma prendete pure per il culo, io non lo so. Ma è colpa nostra se non inizia a fare. Ma parla così perché è vecchio, ma non ci arrivi con il cervello, testina! Ma che hai? Il cervello come un uovo di gallina! È vecchio, parla così, no? Noi che ci possiamo fare? Parlare anche te quando sarai vecchio. Lo so, ma chi è che parla? Che è questo romanzo? Emanuele, ci devi dire prima le tue generalità di chi sta parlando, perché non sai che cazzo. Lo sai parlare. Ma chi è? Lo sai parlare. Parla. Emanuele Cibù parla. Allora, ti chiediamo scusa per tutto sto macello, però come stavo a dire a tuo nonno, che è vero che tu nonno ti ha il culo senza sorella e aspetta, a tua madre fai ciccetti col culo. Cos'è questo umorismo da quinta elementare? Ma non vi vergognate, queste frasi da pirlette, da bulletto. Oh, mica siamo al circo, ho capito che tu abiti in una tendopoli, però qui non siamo a casa tua. Forse non hai capito chi sono io, voi non contate un cazzo. Sempre che è sta voce? Terminato. Pirla. Uè, pirla, pirla lo dice tua sorella. Mica me, guarda che io sono il papi ricco, io sono uno che conta. Sento gay, mio papi è uno con i soldi. Ma va, amore, ammazzato. Miss, hai detto tu, io sono uno che conta, giusto? E certo, c'ho i dindini. Che conti, i cazzetti entrano in culo. Con un'altra battuta del pagliaccio, che ridere. Uè, circense, ma non è da spalare la merda degli elefanti invece di giocare a sto gioco del cazzo. E poi ci stai giocando con te, ma com'è? E ci sta giocando perché me l'hanno regalato. Forse non hai capito pure come funziona. Pure a me mi hanno regalato. A me mi hanno regalato. Te l'hanno regalato, ma chissà, prima per regalartelo quanti sacrifici hanno fatto. Qua questo gioco 70 euro, così sono come gli spicci. Li diamo ai barboni per strada noi 70 euro. È mi schifo. Allora, se tu vi dovete presentare, vi dovete dire le vostre generalità, perché sennò non si capisce un cazzo, che già questo gioco fa schifo. Poi voi c'avete il microfono da 2 euro comprato al marocchino sotto casa. Ma vattene a piano il culo, abbassa la... Vai a fare il culo te, oh, ma come ti permetti? Ma tu non sai con chi stai parlando. Io qui a Mano Milano, hai capito? Qui mio papi è uno coi soldi, è uno che conta. Voi non sapete chi è mio papi. Ma tuo padre è più un pezzo di merda di te. Sarà pure un pezzo di merda, ma intanto è dindini. Voi non avete niente, siete dei poracci, siete dei barboni. Spiccami il pitello. Io mi sto giocando qui sul mio bel 60 pollici. Voi avrete sì e no il 14 pollici. Io ho 50 pollici, stronzo. State zitto, cornuto. 50 pollici? Bravo, ma nella roulotte c'entra. Chissà quante motore aveva rubato tuo padre per potersi comprare 50 pollici. Cretino. A meno che non abbia rubato pure quello, si intende, no? È mi schilla, hai rotto il cazzo. È mi schilla, hai rotto il cazzo. Vattene a fanculo, Due ore che parla, posso... Oh, ma stai tranquillo, stai calmo, non ti inalberare, non ti incazzare, che sennò ti prendo un colpo come mio nonno e schiatti. Stai tranquillino, stai calmino, relax. Hai un colpo al culo. Ora con questi insulti alle persone anziane, vergogna! Cadete di avere un pochino più di rispetto. Se no la gente potente come me vi fa il culo. Voi siete la razza povera e quindi siete inferiori. Oh, ma state zitto, figlio di una puttana. Figlio di una puttana chi? Te non lo sai forse che succede qua se mi girano i coglioni a me, eh?
Stavo dicendo, qui se mi girano i coglioni finisce. È la fine del mondo, altro che i Maya. Ma non è vero, ma fammi due compagni. Siamo troppo forti per voi, raga. Chi se ne fuote? Sai che ti dico, questo è un gioco, non è la vita. Io sono forte nella vita, perché ho i soldini, ho i dindini. Bravo, scorreggione! Ho capito che sei povero e ti cibi, ti nutri soltanto di fagioli. Dilla! Però non è anche a scorreggiare così pubblicamente, che schifo! C'hai la voce come Topo Gigio, cretino! Io c'ho la voce come Topo Gigio perché ho 13 anni! Ma quando cresco vedrai che voce! Poi ho muscoli, ho le armi, sono cazzi tuoi! Sei attento a non farmi girare tanti coglioni, sennò chiamo il mio papi e ti fa licenziare tua madre, tuo padre, ti manda sotto terra. Sì, quel puttaniere. Bravo, è un puttaniere perché dà il lavoro a tutte le puttane, a tutte le mignottone che ci sono in giro. E poi sei un tromba pure. Polentone. Uè, terrone, ma te dove abiti? In Africa? Abiti dentro le grotte. Uè, Alibaba, Africa, 40 droni, ma lei chi è? Meglio terrore che polentone. Mi se riesci a stare un po' zitto, da 5 minuti zitto, ci riesci? Dai, io ci riesci a stare 5 minuti zitto. Vergogna! Oh, assurdo! Ma sei già morto? Scemo! Non muore! Sei già morto, casino! Anche tu sei morto! Che cazzo parli? Cioè, proprio... Avete un intelletto di una gallina! Stai zitto, polentone, stai zitto! Avete l'intelletto di una gallina, ma mi insulti che sono già morto tu che sei pure morto! Stronzone, stai zitto! Polentone, stai zitto! Terrone! Intanto noi ci mangiamo la polenta usei con gli uccelli, hai capito? Donna. Voi che mi mangiate? I cani forti! Siete peggio dei cinesi! Uè, musio giallo! Caffa al culo, ce la fai a sta 5 minuti zitto, mannaggia! Ma perché non state zitti voi? Senti voi che cominciate, perché non state zitti voi? Ma tu guarda sto bambino, va. Sei proprio un BM, Uè, sarà pure un bambino, ma intanto i soldi, o i dindini, voi non avete cazzo. Ma stai zitto. Ma noi che hanno i soldi, sono tutti pulciari. Ma noi siamo pulciari, ma abbiamo i soldi, hai capito? Abbiamo i soldi, voi siete poveri, poveracci. Ma che cosa fai, ma stai zitto, figlio di me. Ecco, è arrivato mio fratello e ora mi tocca pure andarmene dalle palle. Siete stati fortunati che è arrivato adesso mio fratello, lo dovete ringraziare, se no erano cazzi vostri. Pronto, scusate, mi sentite? Ragazzi, scusate mio fratello, ma ha 13 anni e non capisce un cazzo, non sa che non deve insultare la gente su internet. Vabbè, tranquillo, comunque l'abbiamo capito che era un bambino. Quindi si diverte, ora gli levo la play veramente perché lo metto in punizione perché è stato veramente maleducato anche qui col nonno. È ora che parla, non ti fermava più. Il fratello parla troppo, ce lo sai, non ce lo metti attaccata alla play, gli fa male. No, è che lui si diverte, fa video su YouTube, fa il bimbo minchia adventure. È un cretino. È un stile figlio di puttana, lo sto in quella albanese di merda che lo so. Anche sua madre lo succhia, guarda. Sua madre la sussia, figlio di puttana. È Miss Phil, che l'ha vista su YouTube. Che bacio. Che ci trolla tutti.